Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 gennaio. Allora, io vi devo dire la verità, oggi ho letto tutti quanti i giornali come al solito e come al solito cerco di fare una sintesi per tutti quanti voi per rendervi la vita un po' migliore, cioè non leggete i giornali se c'è un'interpretazione che vi posso dare o leggete alcuni articoli che vi possono essere, diciamo, utili per capire dove sta agendo più che il mondo il giornalismo italiano e non solo. Oggi è una giornata in cui devi allargare le braccia così. Così, vedete? Oggi dobbiamo stare così, perché oggi è il trionfo merdoso dell'ipocrisia a dei livelli, cioè c'è una bolla di ipocrisia per cui la gente dice sui giornali solo cose che sembrano carine, che sembrano belle, che sembrano fiche. Bisogna dire che Rula è una grande giornalista, stronzata. Bisogna dire che Bill Gates è l'uomo più ricco del mondo con 110 miliardi. Bisogna prenderlo sul serio quando dice: ah, dobbiamo aumentare le tasse. Ma vaffanculo! Io ho appena pagato 99 euro di l'abbonamento di Microsoft Office. Sai che cosa fai? Invece di fare 110 miliardi, magari passi a 100 se Microsoft Office invece che a 99 me lo vendi a 79, se proprio questo è il tuo incubo di essere così ricco. Puoi pensarci da solo a ridurre la tua ricchezza, non c'è bisogno dello Stato. Oggi la giornata dell'intervista a Gentiloni e a Di Maio che dicono cosa si deve fare in Europa. Minchiate, minchiate! L'unica cosa che fa è un raid con un missile che uccide Soleimani, secondo gli americani. Ma andiamo per ordine e manteniamo un po' di calma, perché sennò il mio sommario non vi fa capire nulla. Questione libica. La questione libica la prendiamo secondo la cronaca o secondo le intenzioni? Prendiamola secondo le intenzioni, perché è una cosa che mi fa pisciare dalle risate. Il Fatto Quotidiano intervista il suo leader. Ognuno di noi c'ha il proprio leader. Il Fatto Quotidiano c'ha Conte in subordine Di Maio. Intervista Di Maio, il Fatto Quotidiano, e fa dire a Di Maio la seguente cosa, ve la leggo. Spiega nell'intervista gli sforzi diplomatici di Di Maio, state bene a sentirmi, spiega gli sforzi diplomatici di Di Maio per portare allo stesso tavolo Serraj e Haftar. E voi direte: ma che cosa sta facendo Di Maio? Mette allo stesso tavolo Serraj e Haftar, il capo della Cirenaica, della Libia Cirenaica, Libia Tripoli, della Tripolitania di Tripoli, l'uomo dell'ONU e l'uomo diciamo dei russi, cerca di metterli insieme. Bravissimo Di Maio, abbiamo ripreso il nostro ruolo nel Mediterraneo. Stronzate. Ieri, l'altro ieri, Haftar ha fatto arrivare con un missiletto mentre Di Maio faceva le sue trattative e cercava di metterli insieme, in cui sono morti 30 cadetti militari. Oggi bastava leggere i giornali, non Di Maio, ma i giornali normali, in cui ci spiegano che Haftar ha preso le sue truppe e è arrivato a Sirte, e ha conquistato Sirte, la città dove è nato Gheddafi, a 450 km da Tripoli. E nel frattempo a Tripoli stanno arrivando i turchi. Altro che Di Maio! Ho cercato di fare gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tempo Serraj e Haftar. Nel frattempo si ammazzavano e a quel tavolo non si siederanno mai! Fantastico. L'altra cosa straordinaria è che Di Maio ci spiega che il problema è stato perché Salvini nell'intervista al Fatto Quotidiano dice: si è preso il dossier della Libia e adesso questo non va più bene ed è colpa di Salvini. Voi direte: vabbè, Di Maio ce l'ha con Salvini, è un pazzo scatenato nel pensare che il grande problema libico e della poca influenza italiana dipende da Salvini. Leggiamo Gentiloni, due pagine del Conte Gentiloni, l'uomo che il sabato e la domenica è irrintracciabile perché deve fare la sua partitina di golf con la Ursula von der Leyen, la donna che in Europa la consideriamo un mito, in Germania gli stanno facendo un mazzo così per le consulenze che ha dato a Porcher Cani senza i giustificativi, e in Germania non si scherza. Ursula von der Leyen votata da Di Maio e Gentiloni, quelli sono una cosa fondamentale, l'Europa diventi protagonista. Ma ragazzi, ma noi li paghiamo! Questo dice: l'Europa diventi protagonista. Ma che cazzo di frase è? Siete delle pippe! Hanno bombardato e manco v'hanno avvertito! Non contate nulla! Il vostro responsabile per gli affari europei, Borrell, si è visto l'altro giorno sull'Appia Antica con Di Maio! Non se lo cagano nessuno! Ma non è da oggi, anche da ieri, a Hug, questa roba qui esiste da anni, e oggi Gentiloni, l'uomo che lavora come vorrebbe il premier finlandese 4 giorni alla settimana per 6 ore, ci spiega: l'Europa diventi protagonista.
Grande frase, bravissimo. E poi sulla Libia dice anche Gentiloni, è sbagliato, dobbiamo impegnarsi, ma gli errori sono stati fatti da Salvini, che ha rinunciato all'intervento economico ed umanitario. Il grande problema libico per il nostro commissario europeo Gentiloni è, in due pagine ci spiega che è Salvini. La politica economica, ci dirà questo il commissario economico. Sapete cosa ci dice? Il Green New Deal Act, questa minchiata sul nulla che è il verde, spolverare di verde. Mentre chiudiamo, Alitalia, Ilva, e poi ne parleremo, se muoiono, abbiamo tolto la flat tax a 500.000 persone, abbiamo aumentato le tasse per l'affitto dei negozi sotto i 600 metri quadri, nel frattempo il nuovo Green New Deal Act, quello di questo governo, plastic tax e sugar tax, ecco, con questo risolveremo i problemi. Ecco, questa è la politica italiana, non che prima fosse molto meglio, ma questa è la politica italiana, Zatterin. Oggi sulla Stampa, il fondo della Stampa, io ve lo consiglio perché è straordinario, raramente l'Europa fa un dibattito concreto rispetto al pragmatismo degli americani e degli anglosassoni, e soprattutto le parole vuote di Bruxelles. Lo dice non un pericoloso sovranista, un analista di politica internazionale come Zatterin, che Bruxelles la conosce abbastanza bene, perché su questa vicenda libica sembra di sfiorare esattamente quello che venne in Jugoslavia, dove questi qua non hanno combinato assolutamente nulla. Bene, per fortuna che abbiamo Gentiloni, Di Maio e che risolvono il problema libico. Pensate un po' voi, anche Borrell non scherza, che sarebbe il ministro degli europeo, che si cagano come mia figlia nei rapporti internazionali, cioè zero. L'altra cosa straordinaria di oggi è la foto dei Soleimani. Devo dire che le due pagine di cronaca fatte al Corriere della Sera non sono male, non mi sembrano sbagliate, ma poi ne so poco. Ma la cosa fondamentale, state attenti, toc toc, ve lo chiedo con affetto, avete guardato, vi invito tutti quanti a guardare la foto del funerale di Soleimani, e vorrei invitare a guardare questa foto anche quella deficiente, che è la promotrice del MeToo in America, che ha mandato un tweet di scuse a nome degli americani agli Ayatollah. Perché dovete vedere questa foto? Ve lo dico io, in questa foto non c'è una donna a pagarla. Ma neanche una comparsa, neanche una hostess, non esiste una donna. Questa è l'Iran degli Ayatollah. Solo questi maschioni, tutti belli in parata, alcuni in divisa, altri col cappello, altri con il turbante, quello col cavolo. Non ce n'è una donna. Questa è l'Iran. Non che io sia, voglio dire, contrario a questa idea medievale di avere soltanto gli uomini in prima fila, la trovo straordinaria, ma voglio chiedere a tutti gli anti-americani, a tutti quelli che sono solidali agli Ayatollah, alle Rula Gebreal del mondo, ma qualcuno di voi ha forse notato che da noi ci rompete le palle sulle quote rosa, lì invece fate i tweet ringraziando gli Ayatollah e non troviamo una donna tranne la figlia come Santino tutta velata per dire che gli americani devono morire? Ma questo è poco importante. Speranza, oggi l'unico rappresentante di LeU e per fortuna al governo, ci spiega, sapete che cosa? Ci spiega che vuole abolire l'unica cosa buona fatta da Renzi, cioè il Jobs Act. Dice l'articolo 18 non va, deve essere ripristinato. Per un liberale come me non era riuscito Berlusconi con tutta la caciara a tirarlo fuori, c'era riuscito Renzi e oggi lo vogliamo distruggere. L'Ilva, oggi ci sarà quell'incredibile processo, cioè sentenza del tribunale del riesame per vedere se chiudere o no l'Alto Forno 2. Siamo nel paradosso, ve lo ricordo perché ci siamo dimenticati, che c'è un magistrato che dice a ArcelorMittal di continuare a lavorare, c'è un altro magistrato che dice invece di chiudere un alto forno col quale si chiuderebbe l'Ilva. Vi segnalo che l'incidente sul lavoro gravissimo per cui è morta una persona non è avvenuta con i Riva, a cui hanno tolto su presunte colpe la loro fabbrica, è avvenuto ai commissari, che ovviamente non sono in galera perché avevano lo scudo penale che non viene invece dato agli indiani, e questi commissari, è morta una persona, in 4 anni non sono riusciti a fare il miglioramento all'alto forno, e oggi per chiudere questo alto forno, secondo la magistratura, bisogna farlo immediatamente, e questa cosa qua non è colpa né di Mittal né di Riva, ma dei commissari, e oggi la chiuderemo obbligando invece i Mittal a tenere, insomma. È una cosa talmente incasinata che non so come spiegarvela. Sul vertice di governo è stato spostato il 9 gennaio, cioè il vertice in cui si rivedono dopo le vacanze i membri del governo. La cosa fondamentale in cui in tutto questo mondo sta avvenendo, si parla della prescrizione, perché è partita il 1 gennaio e 3 partiti su 4, PD,
LeU e Italia Viva di Renzi non la vogliono, solo i grillini la vogliono. Oggi a occuparsene è Travaglio, che cerca di smontare la tesi di Pisapia che vi avevo segnalato ieri. Ovviamente Travaglio, quando smonta le tesi, lo fa diciamo come un come possiamo dire, vediamo, come un picchiatore, non so di quale partito, forse un leninista, forse quello che sto leggendo ora, come il no, la dittatura del proletariato e il ribelle Kautsky. Questo è il modo con cui si comporta Travaglio, a chi non la pensa come lui. E tra l'altro non contesta l'unico dato fondamentale che tira fuori Pisapia, come tutti noi, che il 70% dei processi si prescrivono nella fase preliminare. E poi, quando Pisapia dice che anche Berlusconi sul lodo Mondadori è stato prescritto in senza che la riforma di oggi che abolisce la prescrizione gli avrebbe comportato alcuni danni, e Travaglio non fa che confermarlo. Insomma, stiamo parlando di cose ridicole, come ridicolo il caso Rula, abbiate pazienza, è diventato, ma questa deve fare la valletta a Sanremo. E Sanremo è come il trailer, avete presente il trailer di Checco Zalone? Per fare successo fanno queste robe di cui si parla mesi in anticipo. Sono di che cazzo avremmo parlato? Di Rita Pavone? Avremmo parlato di Amadeus? No, abbiamo parlato del fatto che una signora che sta sulle balle a metà mondo per la sua saccenza basata su nulla, beh, questa qua verrebbe a fare la valletta, e per fare la valletta dice: ho portato la Clinton e ho portato offra in trasmissione, come se quelle le ha portate lei. Paghi e arrivano. Non è che stiamo parlando del Presidente della Repubblica, della moglie del Presidente della Repubblica, stiamo parlando di una che a gettone va ovunque. Comunque Rula porterebbe queste donne e la gente si arrabbia. Vittorio Sgarbi la difende, e ben per lui. E invece Zucchetti sul Giornale, che è la mia posizione, dice: ragazzi, se non vi piace cambiate canale. Quello che secondo me è la cosa da fare, non facciamo e non alimentiamo questo inutile chiacchiericcio che dà soltanto spazio alla donna, diciamo, che ha costruito meglio di tutte la sua carriera sul nulla. Vittorio Feltri mi sta simpatica, dice. Borgonuovo continua sulla Verità: ha già vinto il Festival dei Pianistei, cosa perfettamente vera, perché lei è una professionista, come detto, nel cadere in area di rigore anche quando il fallo non c'è. Il punto fondamentale, ragazzi, parliamoci chiaro, questa è una bella donna che soprattutto a questi quattro giornalisti, anche diciamo che escono, siamo degli sfortunati, escono con lei, sono contenti. Lei, anche se non si ricorda chi sono come si chiama, i grandi scrittori americani con cui la siedono a tavola, comunque una bella presenza, e dice le sue cose sull'uomo bianco e sulla inclusività, che tanto oggi vanno di moda. Quindi, se non altro, quando ci sarà la valletta che non vi piace, cambiate. Magari se vi piace invece ci state, ma chi se ne frega. Intervista a Fioramonti della Concita De Gregorio, due pagine anche per Fioramonti, fino a ieri non se lo cagava nessuno, oggi che si è dimesso, due pagine, da ministro zero, da dimesso due pagine, però l'intervista non è male e ci fa capire cos'è Fioramonti, un comunista. Un comunista! Il nuovo comunismo è Fioramonti, anche garbato, anche carino. Insomma, dietro al non è il comunismo della Gebreal, non è l'inclusività del liberal coastal American, è il comunista italiano, d'antan, stupendo, favoloso, con la moglie tedesca. E ovviamente a Concita De Gregorio, che soltanto 3 giorni fa pubblicò su Repubblica un pezzo sulla, come si chiama, su quanto gli mancavano Marx e Lenin, una lettera di un suo ammiratore, beh, insomma, ci sta perfetto, il filo rosso è straordinario. Poi l'ultima questione che vi segnalo è Bill Gates. A me mi sta sulle balle qua, ma non perché mi stia sulle balle Bill Gates. Bill Gates deve essere un genio, deve essere straordinario. A me sta sulle balle un miliardario che diventa il numero uno, da numero due che era, perché supera Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, con 110 miliardi di patrimonio. Calcolate che l'Italia ha fatto una manovra da 30 miliardi e quello c'ha un patrimonio da 110 miliardi. Bene, e dice: ci vogliono più tasse perché noi siamo troppo ricchi. Allora io dico, e il fatto dice, in Italia nessun miliardario ha nulla da dichiarare. Io non sono miliardario, ma vorrei esserlo ovviamente, e come spero molti di voi. Ma il punto fondamentale, porca puttana, ma possiamo vivere in questo mondo di americani politicamente corretti che ancora si bevono le stronzate dell'uomo più ricco d'America che dice: voglio più tasse sui ricchi, non capendo che l'uomo più ricco d'America potrebbe fare miliardi di cose per essere meno ricco? Potrebbe vendere meno, come ho detto, a meno i suoi software, potrebbe pagare di più i suoi dipendenti, potrebbe fare più filantropia rispetto a già l'enorme filantropia che fa. Cioè, lui ha un patrimonio di 110 miliardi nonostante i 35 miliardi che hanno le sue fondazioni. Cioè, voglio dire, caro Bill Gates, se i soldi tuoi ti fanno tanto orrore, ma perché non li ridistribuisci? Perché non li regali l'Italia? Perché non fai delle 8
8 ospedali nuovi, non è che ci vuole molto, i presidenti del Consiglio sono persone uniche, quindi se sei così disgustato dal tuo successo, o cerca di rendere il tuo successo un po' inferiore, cioè non cercando di spazzare via tutti gli altri, come fatto nella tua vita professionale, giustamente come fanno i competitivi nel mercato, oppure se non vuoi fare quell'altro distribuisci i tuoi soldi, ma perché lo Stato? Ma tu veramente vuoi che i tuoi soldi li gestiscano i burocrati invece che tu, che sei stato il più grande imprenditore del mondo, li possa fare? Fai 100 ospedali, li vuoi fare in Burundi? Fai 120 ospedali in Burundi, è molto complicato ragionare così? Sì, è complicato, perché dicendo che ci vogliono più tasse, l'uomo che prima era il secondo uomo più ricco del mondo e oggi è diventato il primo, cerca di scusarsi del suo orrendo successo, che da una parte cerca di perseguirlo quando sta nel suo ufficio e quando va sui giornali invece fa finta di vergognarsene. Con questo è tutto e vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani. Ciao!